cosa servono gli antiossidanti? Quali sono i più potenti in natura? Bentrovati da Viversano.net. Lascia un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Sai cosa sono gli antiossidanti? Sei sicuro di assumerli quotidianamente con l'alimentazione corretta? Faccelo sapere nei commenti e dici anche se abitualmente assumi uno degli integratori di cui parleremo durante il video. Cosa sono gli antiossidanti? Sentiamo spesso parlare di antiossidanti, ma sappiamo cosa sono? Si tratta di sostanze in grado di ostacolare o neutralizzare l'azione dei radicali liberi, molecole altamente reattive che possono causare danni alle cellule. È bene precisare, però, che la presenza di radicali liberi nel corpo è del tutto fisiologica, essendo parte del normale metabolismo cellulare. I problemi legati a queste molecole si hanno quando sono presenti in eccesso nel corpo, causando il cosiddetto stress ossidativo, che potrebbe provocare varie patologie, fra cui quelle cardiovascolari e quelle degenerative. I radicali liberi possono inoltre rendersi responsabili di un invecchiamento precoce, della formazione eccessiva di rughe e altre problematiche. Per mantenere un corretto equilibrio entrano in gioco gli antiossidanti, che reagendo contro i radicali liberi li rendono innocui. Quali sono gli antiossidanti più potenti? Una dieta ben strutturata, talvolta affiancata dall'utilizzo consapevole di alcuni integratori, fornisce al corpo le sostanze antiossidanti di cui ha bisogno. Al fine di evitare inutili rischi per la salute, è buona norma tralasciare il fai da te e ricorrere al parere del medico prima di assumere qualsiasi integratore alimentare. Fra gli antiossidanti più efficaci presenti in natura troviamo quercetina. La quercetina è una sostanza fortemente antiossidante le cui proprietà sono state ampiamente indagate a livello scientifico. Si tratta di un flavonoide che combatte i radicali liberi, può inoltre favorire l'eliminazione dei metalli pesanti dall'organismo. Le principali fonti naturali di questo antiossidante sono i capperi, le cipolle, il cacao e i mirtilli, ma lo troviamo anche in alcune piante officinali, tra cui il ginkgo biloba e l'iperico. Oltre agli alimenti, la quercetina si può assumere attraverso integratori specifici. Resveratrolo. Noto per essere contenuto nel vino rosso, il resveratrolo è un potente antiossidante naturale in grado di inibire l'azione dei radicali liberi, molecole alla base dell'invecchiamento cellulare. Questa sua proprietà lo rende un valido alleato nel contrastare lo stress ossidativo. Oltre ad essere presente nel vino rosso e quindi nell'uva rossa, questo polifenolo è contenuto anche in diversi alimenti, fra cui i mirtilli e il cioccolato fondente, sebbene sia possibile integrarlo anche attraverso prodotti specifici. Tali integratori sono reperibili per lo più nel formato di capsule o compresse e vanno assunti rispettando le posologie specifiche. Il resveratrolo è inoltre ampiamente utilizzato nelle formulazioni dei prodotti cosmetici anti-age. Licopene. Il licopene è una sostanza decisamente nota nel mondo dell'integrazione alimentare. Si tratta di un carotenoide dal forte potere antiossidante in grado di proteggere dall'invecchiamento cellulare. Agisce in modo indiretto sullo stress ossidativo, incrementando l'attività di alcuni antiossidanti endogeni, cioè aiuta il nostro corpo a produrre più antiossidanti. Tra gli alimenti che lo contengono in buone quantità troviamo il pomodoro e l'anguria. Vitamina C. La vitamina C fa parte delle vitamine idrosolubili ed è uno dei più potenti antiossidanti esogeni, cioè non prodotti dal nostro corpo. Grazie a questa sua capacità, contribuisce a contrastare l'azione dei radicali liberi, responsabili del precoce invecchiamento cellulare, dei danni al DNA e dello sviluppo di varie patologie. Inoltre è noto il suo effetto sinergico con la vitamina E e il beta-carotene nel proteggere le cellule dagli effetti negativi dei radicali liberi. La vitamina C è contenuta in molti alimenti vegetali e un'alimentazione varia ed equilibrata è in grado di coprire il fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Tra gli alimenti più ricchi di vitamina C ricordiamo gli agrumi, i kiwi, i peperoni e i cavoli. Tuttavia, se necessario, tale sostanza può essere assunta attraverso integratori appositi, siano essi in capsule, compresse o polvere. Questa vitamina viene utilizzata anche sulla pelle per utilizzi cosmetici ed è spesso presente nella formulazione di prodotti per il viso ad azione antiossidante e antirughe. Coenzima Q10.
Il coenzima Q10 ricopre un ruolo importantissimo nella bioenergetica cellulare e rientra tra gli antiossidanti più potenti. Esso aiuta a proteggere dai danni causati dall'ossidazione dei radicali liberi e favorisce la rigenerazione di altre molecole antiossidanti, sebbene sia presente anche in alcuni alimenti, tra cui avocado, olio di oliva e frutta secca, la supplementazione di coenzima Q10 può rendersi utile nel contesto generale dell'invecchiamento e di alcuni disturbi che possono correlarsi alla carenza di tale sostanza. Gli integratori a base di coenzima Q10 sono reperibili nei formati di compresse, polveri o gocce e vanno assunti consultando il foglietto illustrativo contenuto nella confezione del prodotto acquistato. Il coenzima Q10 è inoltre un ingrediente largamente presente nei prodotti cosmetici formulati per contrastare l'invecchiamento cutaneo. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Ci vediamo presto qui sul nostro canale YouTube con un nuovo video, su Instagram e sul nostro sito www.viversano.net con nuovi contenuti ogni settimana.